semplicemente ad accennare ad alcuni punti di questa ricerca che va avanti dal 2008 e siamo arrivati alla validazione dei risultati e poi alla pubblicazione dei risultati che avverrà sicuramente prima dell'estate. Mi soffermerò su alcuni temi fondamentali anche per cercare di condividere con voi il problema del ruolo delle nuove tecnologie all'interno delle scienze dell'educazione. Ecco, qual è il nesso tra appunto le scienze dell'educazione e le nuove tecnologie? Non senza essere di nuovo scusato se non riesco ad articolare ancora perfettamente la parola, spero di farlo in qualche giorno. Allora, il titolo. Parliamo di ricerche che stiamo conducendo a livello internazionale e di qui il materiale in inglese che commenteremo comunque in italiano, come così il materiale del professor Chiappetta che ringraziamo. Okay. Allora parliamo di Open Technologies for Open Education for All. E qui già nel titolo troviamo alcuni punti fondamentali della ricerca che stiamo. La ricerca mi fu affidata nel 2008 quando nacque un gruppo di lavoro internazionale, eravamo nell'Università di Murcia in Spagna, alla fine proprio di un argomento in cui, di un seminario in cui ci ponevamo il problema di un utilizzo delle tecnologie in rapporto alle scienze dell'educazione. Questo era il tema. E alla fine venne fuori una proposta. Studiare un ambiente di apprendimento basato su tecnologie aperte che garantisse, questo è l'obiettivo di Europa 2020, lo vedremo più volte, che garantisse l'accesso alle tecnologie, alle nuove tecnologie a tutti. E questo è molto importante, poi vedremo perché. E chiesi almeno un paio d'anni, non risposi subito, un paio d'anni, perché pensavo che allora, ne rimango ancora convinto, i processi di apprendimento fondati su nuove tecnologie, su tecnologie aperte, non erano stati ancora studiati a fondo. Quindi chiesi un paio d'anni di studio approfondito dei processi di apprendimento con le nuove tecnologie. Allora arriviamo ad alcuni assiomi di fondo. Il primo è questo, che nulla di ciò che viene pubblicato viene detto, niente non è stato prima validato a livello di diverse università in Europa. Quindi cito l'Università di Sofia, l'Università di Murcia, l'Università di Cambridge, l'Università di Edimburgo, l'Università di Harvard, l'Università di Atene. È un gruppo di lavoro che sta concludendo i lavori a livello internazionale. Due, quindi tutto ciò che viene pubblicato e viene detto è stato prima validato e nulla di quello che è stato validato non è stato sottoposto a sperimentazione. E nulla di ciò che è stato sottoposto a sperimentazione non è stato oggetto di ricerca. E questo è un assioma molto diffuso. In Italia sono un pochettino più disinvolti, non per fare queste robe tutt'altro, ma da questo punto di vista siamo un pochettino più disinvolti. L'assioma fondamentale della ricerca è che nulla dovesse essere pubblicato prima di essere stato validato. Nulla dovesse essere validato prima di essere stato sperimentato e nulla poteva essere sperimentato prima di essere fatto oggetto di una ricerca approfondita, appunto di anni. La disinvoltura con cui spesso portiamo, persino nelle nostre classi, no? I materiali didattici, bisogna che diventi più prudente e segua, lo abbiamo detto anche nelle nostre case editrici, segua un percorso di maggiore rigore. Secondo assioma, cercare di far approvare, è che si puntasse ad un education, cioè ad una
perché questo è uno degli obiettivi di Europa 2020, esattamente. Vero, vero è che tra i macro obiettivi, le cosiddette flagships, cioè le navi portabandiere, diciamo, di Europa, gli obiettivi di Europa 2020, è quello di abbattere il divario digitale, il digital divide. Perché? Perché l'Europa sta cercando di affrontare il paradosso di una educazione inclusiva, quindi open, aperta a tutti, basata su tecnologie aperte, non proprietarie, peraltro questa è anche la nostra legge. Sappiamo che la norma sull'amministrazione trasparente impone che tutto venga pubblicato in tecnologie aperte. E mentre si cerca di andare verso questo obiettivo, d'altra parte abbiamo spesso tecnologie quasi irraggiungibili da più. E questo naturalmente è un paradosso. Mentre cerchiamo di ridurre il digital divide verso lo zero, d'altra parte seguiamo a produrre tecnologie che tendono ad escludere, che non quasi irraggiungibile ai più. Questo per l'Unione Europea è paradossale, perché è il contrario agli obiettivi della lotta alla povertà, per esempio, è il contrario rispetto agli obiettivi della massima inclusione anche di studenti in difficoltà con bisogni educativi speciali. Pertanto la ricerca si incentra proprio su questo, sta andando avanti, invito le scuole proprio a collaborare affinché si utilizzino tecnologie aperte per un'educazione letteralmente aperta, ma sta per inclusiva, laddove per un'educazione inclusiva dobbiamo concepire un complesso di scienze di educazione e di competenze tecnologiche orientate anche all'inclusione dei più deboli e degli esclusi. Però su questo per tutti insistono i documenti dell'Unione Europea, per tutti, cioè tutti devono essere messi in condizione di accedere a nuove tecnologie, a un'educazione inclusiva che si fondi su tecnologie aperte, cioè tecnologie su tecnologie basate, avanzate, che siano cost effective, cioè che abbiano un costo limitato che è tale da poter favorire anche, abbiamo sentito ripetere più volte, un CLE, che sta chiamato un acronimo ormai piuttosto diffuso, che sta per Conference of Learning Environment, cioè l'ambiente di apprendimento cooperativo. Allora, la ricerca e la prossima pubblicazione, la validazione che stiamo facendo in questo momento, si tende a dimostrare la possibilità che è possibile utilizzare tecnologie aperte per un'educazione inclusiva per tutti. Ma perché l'Unione Europea insiste su questo foro per tutti? Perché tra gli obiettivi di Europa 2020 c'è anche quello di realizzare, cioè soprattutto quello di realizzare un'educazione inclusiva che sia da fondamento ad una società basata sulla conoscenza, knowledge based society, un altro reflection, perché l'Europa pensa che una knowledge based society, una società basata sulla conoscenza, possa essere foriera, possa essere premessa importante di una economia di mercato sociale. E la maggior parte degli obiettivi di Europa 2020 si incentra su questo, su questa serie di principi assiomatici. E se pensiamo, per esempio, e questo è stato dimostrato dai studi del Sole 24 Ore, che conseguiamo la nostra scuola, se pensiamo che gli Stati Uniti d'Europa avrebbero il doppio del PIL degli Stati Uniti d'America, allora la cosa comincia a farsi interessante. Ma quegli Stati Uniti d'Europa, qui speriamo di arrivare tutti, per cui stiamo lavorando, si fondano su una società basata sulla conoscenza, che vorrebbe peraltro portare un primato nel commercio mondiale.
mondiale, secondo l'Unione Europea, e una società basata sulla conoscenza, aperta a tutti, fortemente inclusiva, che dovrebbe essere negli obiettivi dell'Unione Europea la premessa della società di mercato sociale, all'interno della quale è possibile combattere le crisi, è possibile combattere la povertà, è possibile realizzare veramente una forma di relazione, una forma di istruzione che fortemente inclusiva, non è esclusiva. Allora, quali sono i principi, sarò rapidissimo, i principi assiomatici, materiali poi che lasciamo, una specie di tutorial che potete utilizzare. Il primo principio assiomatico è proprio questo, che noi sentiamo parlare continuamente di e-learning, o questa sera abbiamo parlato di sentire parlare di learn by doing, di apprendimento per apprendere facendo, and learning, M sta per mobile learning, la possibilità di attivare i processi di apprendimento attraverso tecnologie mobile. Lifelong learning, ecco, questo termine learning, apprendimento, ci porta a, cioè, learning by doing, abbiamo sentito, apprendere facendo, ci porta al primo assioma. Learning is not to be taken for granted. Il primo principio è che l'apprendimento non va dato per scontato, non può essere dato per scontato. Partendo da questo principio, per esempio, tenere presente, chiesi appunto di dare almeno un paio d'anni per studiare quasi la moviola i processi di apprendimento, alla ricerca di che cosa? Di fattori che inibiscono l'apprendimento e di fattori che invece facilitano l'apprendimento. E tra questi ultimi fattori, i fattori che favoriscono l'apprendimento, stabile, duremmo nel tempo, che probabilmente interessano la scuola. Il secondo principio assiomatico è che la tecnologia non fa la metodologia. Technology does not make methodology. Okay? Questi sono strumenti interessantissimi. Computer, iPad, iPhone, si può fare c'è una parte del e-learning che si chiama appunto mobile learning, che insegna come utilizzare questi strumenti che spesso in classe ci sono la nostra dannazione, come strumenti appunto di apprendimento e mobilità. Ma se voi lo smontate, se lo girate, non ci trovate la metodologia. Per cui il secondo principio assiomatico che abbiamo cercato di applicare è che questo, che la tecnologia, per quanto importante, non fa la metodologia. Dunque bisogna trovare un complesso di metodi, di strategie, di tattiche, di approcci, di tecniche, persino di utilizzo della tecnologia che, mettano in moto, attivino processi di apprendimento che portino a risultati di apprendimento stabili. Questo è stato un pochettino oggetto della ricerca. L'altro principio assiomatico che è questo, learning processes are to be carefully inspected and slow motion action. I processi di apprendimento devono essere attentamente, attentamente e profondamente indagati, quasi in maniera a rallentatore, quasi a rallentatore, per la ricerca di che cosa? Quello che dicevamo prima, di fattori che favoriscono l'apprendimento contro i fattori che inibiscono l'apprendimento. E questo è un dovere, questo è un dovere. È ovvio che gran parte della ricerca viene fatta fuori dalla scuola, ecco, ripeto, ricercatori, professori, a livello universitario, e
ricerca ha portato a individuare quali sono i fattori che favoriscono l'apprendimento, tra questi quelli che favoriscono l'apprendimento a, di maggiore durata, siamo andati proprio a testare i risultati dell'apprendimento subito dopo la lezione e a, dopo qualche settimana, persino dopo qualche anno, e a fine la pubblicazione porterà al docente un catalogo, tra virgolette, dei fattori della personalità che da rafforzare, da incrementare in classe, da, come dire, da sfruttare quasi nell'apprendimento di teorico contro quelli comportamenti presenti del docente, i comportamenti tra pari, eccetera, che tengono a rendere l'apprendimento, quelli vanno ovviamente utilizzati. Ecco, ciò che bisogna ricercare, okay, sono i fattori che favoriscono un risultati di apprendimento stabili, durevoli e persino permanenti. Ci accorgiamo in certi casi che i risultati di apprendimento stabili diventano permanenti, cioè diventano abiti di comportamento da parte dello studente, vere e proprie abitudini di comportamento, che bisogna accomodare i comportamentisti per capire come questo consolidi comportamenti efficaci, a proposito di efficacia e efficienza di classe. Quindi ciò che bisogna ricercare nel settore dell'educazione è proprio questo, e cioè fattori che favoriscono un risultato di apprendimento stabile nel tempo, che durevoli, che diventino persino permanenti, perché poi attraverso un complesso sistema di rinforzi, ecco, ci accorgiamo che i risultati di apprendimento stabili finiscono per essere permanenti nel tempo e si traducono in abiti positive, cioè in comportamenti nel settore dell'educazione, dell'istruzione, della formazione, assolutamente positivi. Ecco, allora, che e come non vuole, se, quando e dove? L'apprendimento è molto più probabile che ogni apprendimento abbia luogo se, quando e dove, quindi è un problema anche di ambiente di apprendimento, gli studenti che apprendono bene cooperano, gli studenti cooperano tra loro, negoziano significati, negotiation meanings, cioè si scambiano significati tra loro, ecco, assumono comportamenti diretti a condividere, a negoziare conoscenze, tecniche, competenze, significati, negoziano soluzioni, abbiamo sentito dire, si scambiano, condividono soluzioni, e negoziare vuol dire presuppone un'attività proprio interattiva tra pari, tra gruppi di coetanei, diretta a negoziare soluzioni, exchange knowledge. Si scambiano conoscenze, condividono conoscenze, si scambiano risultati, fanno essi stessi le loro scelte. Se noi diamo allo studente la possibilità di fare scelte, di scegliere e evitiamo di scegliere per loro, noi ci rendiamo conto che la motivazione cresce, con questa cresce l'autostima, come dicevamo prima, diventano protagonisti del loro apprendimento e per le loro scelte, per le stesse scelte, poi consentono loro di raggiungere risultati di apprendimento importanti. Trovano in se stessi le loro strade, vengono incoraggiati, vengono apprezzati. Quando questi fattori hanno luogo, noi ci accorgiamo che l'apprendimento, l'esperienza, la sperimentazione, la relazione dimostra che l'apprendimento ha più probabilità di avere luogo.
i fattori della personalità dello studente sono in equilibrio. E quali sono? Li conosciamo, abbiamo a che fare con questi fattori giornalmente. La motivazione e l'autostima sono direttamente in rapporto tra loro. Se aumentiamo l'autostima aumenta la motivazione, se aumentiamo la motivazione aumenta l'autostima, se li incoraggiamo, come abbiamo visto prima, se li apprezziamo, apprezziamo il loro nome, è molto più probabile che i fattori della personalità siano in equilibrio tra loro. Anxiety and inhibition, l'ansia e l'inibizione sono in rapporto diretto tra loro. C'è, ripetiamo, un'ansia di tipo positivo perché stimola all'impegno, a quel doing di cui si parlava prima, a fare, ma un'ansia negativa che è fortemente inerente, e quindi dobbiamo fare in modo che lo studente sia sempre invogliato a fare, a cimentarsi. Il risk taking, la capacità di correre il rischio, di mettersi in prova, di intraprendere, è direttamente proporzionato con la capacità di decidere e la capacity building e la capacità di costruire le proprie abilità. Da qui siamo arrivati, arrivo alle due slide finali, siamo arrivati alla proposta di un triangolo del relearning e del learning che riassume tutta la ricerca. Noi pensiamo da una parte che l'impostazione della formazione e dell'educazione debba prevedere da una parte un'attività di ricerca attraverso strumenti peraltro liberi di ricerca, dall'altra parte l'attività di condivisione, scelta, condivisione dei risultati è molto importante, e da un'altra parte un'attività di pubblicazione di questi risultati. All'interno di questo triangolo dell'apprendimento si colloca l'IMS, cioè l'Integrated Learning Management System, che è oggetto della nostra pubblicazione. Dicevamo prima, questo è l'ultimo passaggio, che la conoscenza deve essere aperta a tutti. Le tecnologie aperte del tipo che abbiamo visto devono portare a un'educazione inclusiva. All'interno di questa educazione inclusiva dovrebbero essere favorite quelle che proprio in un articolo di Undire chiamiamo i co-differences, e cioè le differenze uguali e che devono accompagnare le opportunità uguali per tutti, per una società basata sulla conoscenza che non c'è dubbio sarà una società maggiormente inclusiva. Attenzione alle equal differences, perché le differenze di pari valore, anche nel senso che si fondano sugli stessi valori, sono fondamentali per un'educazione inclusiva che sia appunto aperta. E di qui la definizione di equal differences, differenze che si fondano